amici del tubo, oggi parliamo dei Passport Bros. Allora, i Passport Bros sono degli uomini occidentali, il più delle volte sono americani o British, che praticamente stanno andando abroad, stanno andando diciamo all'estero. Quindi in paesi normalmente abbastanza sottosviluppati, quindi sud-est asiatico, America Latina, non so se anche est Europa a questo punto. Comunque stanno andando in questi posti per trovare delle mogli, ok? Allora, questo ormai è un trend, ho scoperto essere un trend molto, molto, diciamo, crescente, sempre più diffuso. Se cercate Passport Bros sul tubo qui troverete tantissimo materiale, perché ormai è proprio un trend, praticamente ormai una cosa molto molto diffusa. Allora, se vi andate a vedere questi video sul tubo, io ne ho visti alcuni, 4-5 almeno. Sono questi video realizzati da appunto americani o British. Alcuni sono stati. Di questo fenomeno si è parlato anche in alcuni programmi televisivi British. Per cui potete trovare sia i programmi televisivi dove ci sono magari alcuni guru, ci sono anche alcuni guru ormai, che consigliano agli uomini occidentali di andare in questi posti per trovare moglie. Così come ci sono diciamo, delle interviste a delle donne americane o British che parlano di questo fenomeno. Diciamo che le donne occidentali, quando sentono parlare di questa cosa, cadono dal pero, come al solito, perché loro fondamentalmente non hanno capito il problema qual è. Perché quando le vanno a intervistare, loro che cosa dicono? Dicono: ma come? Non sono soddisfatte di noi, vanno a prendersi queste qua che sono meno istruite, noi siamo più istruite, andiamo a ballare, siamo indipendenti, lavoriamo 10 ore al giorno, com'è possibile che questi si vanno a prendere queste qua che hanno, diciamo, uno status inferiore, no? Dal punto di vista della education, insomma dell'istruzione, dal punto di vista lavorativo, eccetera, eccetera. Come mai? Come mai? Perché purtroppo la donna occidentale, che è stata avvelenata dal femminismo, ancora non ha capito quali sono, diciamo, i criteri con cui un uomo di qualità, un uomo di valore, perché poi loro parlano sempre di uomini di un certo calibro, queste qui americane e British, quando parlano di cercare un uomo, loro non si riferiscono a uomini, come dire, non lo so, loro non. Quando è stato chiesto loro: ma tu, per esempio, usciresti con un bus driver? Usciresti con uno che fa il commesso nel supermercato? Loro puntualmente rispondono di no. Loro rispondono che il minimo, insomma, deve essere professionista, deve guadagnare almeno 200-300 mila dollari all'anno. Anche se io su questa cosa apro una parentesi, ormai per vivere negli Stati Uniti ci vogliono veramente 300-400 mila dollari all'anno, perché comunque chiaramente la vita, il costo della vita si è proprio impennato al massimo. Comunque, perché noi abbiamo un'amica che sta negli Stati Uniti, che fa, insomma, la ricercatrice, e sentendo un po' di notizie da lì, effettivamente. Lei che prende credo sui 100 mila dollari all'anno, praticamente fa la morta di fame, si può dire, no? Perché lì i prezzi sono esorbitanti. Comunque, adesso lasciando perdere questo, quando si è parlato di queste professioni, no? Quando è stato chiesto a queste donne: ma tu usciresti col bus driver, usciresti con quello che affetta il salame al supermercato? Queste qui puntualmente hanno risposto di no. Quindi loro puntano comunque perché noi siamo ipergamici, ovviamente, quindi loro si riferiscono, fanno sempre riferimento a uomini di grosso calibro. Molte di loro facevano riferimento a uomini con lo yacht, eccetera, eccetera, per cui fanno riferimento a uomini, come dire,
riusciti, come dire, uomini molto riusciti. E quello che non hanno capito però è che questo tipo di uomo, cioè soprattutto questo tipo di uomo, soprattutto questo tipo di uomo, lui non cerca, come dire, un altro se stesso nella donna, ok? Cioè, queste qua ormai sono uomini mascolinizzate, tutt'al più possono rimediare degli uomini femminilizzati, no? Sempre seguendo il criterio della polarità. Ma uomini di questo calibro, uomini di questo tipo, essendo uomini appunto alfa, sigma, di alto calibro, eccetera, eccetera, questi uomini qui vogliono donne molto femminili, non vogliono le uome che stanno fino alle 10 di sera dentro l'ufficio. Questa cosa la donna occidentale ancora non l'ha capita e crede di dover puntare sulle stesse caratteristiche che attirano lei, no? Quindi lei che ragionamento fa? Dice: a me attira un uomo di alto status, non lo so, che ha la casa, che ha la Ferrari parcheggiata lì sotto, che è un imprenditore, tutte queste belle cose qua. Quindi di conseguenza io per attirare lui devo fare la stessa cosa. Cosa che invece non funziona proprio per niente. Perché queste qui che hanno, ammesso che ce l'abbiano questo status, ammesso che ce l'abbiano, loro possono rimediare degli uomini di basso status, di basso, come dire, di basso calibro, ok? Perché cioè, in virtù della polarità funziona esattamente così. Quindi quando è stato chiesto loro, cioè quando è stato sottoposto questo la questione dei passport bros, queste qua sono cadute dal pelo perché loro non riescono proprio a capire come mai questi qua occidentali, pur avendo a disposizione tutte queste donne fantastiche, queste uome fantastiche, che sono in carriera, che lavorano fino alle 10 di sera, che non lo so, il college, il questo e quell'altro, il master, tutte queste cose qua, tu le fai, ma le fai tranquillamente, ma per cavoli tuoi, non perché questa cosa ti serva. Per avere un uomo di alto calibro, questa cosa è completamente, cioè sono completamente fuori strada. E soprattutto tu queste cose qui le puoi. Io sono d'accordissimo con l'istruzione all'ennesima potenza, benissimo. Il punto è però come la usi questa istruzione. Tu l'istruzione innanzitutto non la devi usare per diventare uoma e competitiva e soprattutto non la devi utilizzare per diventare parte del gregge di pecore, no? È proprio il contrario, cioè tu puoi essere altamente istruita, però essere family oriented, essere femminile, saperti rapportare poi con gli uomini che non sono dei tuoi avversari, non sono delle persone con cui tu devi andare a competere, a dire io sono meglio di te, non sono questo, tu non devi sfruttare eventualmente l'istruzione per fare questo, cosa che invece le femministe stanno facendo e come, perciò gli uomini si sono stufati, cioè gli uomini non è che dicono io voglio quella ignorante che non sa neanche parlare, perché non è vera questa cosa. Loro non è che vogliono questo. Anzi, ripeto, se sei istruita ancora meglio. Il punto è che loro non vogliono ovviamente le uome che competono con loro, vogliono qualche altra cosa dalle donne, no? Quindi è questo che loro non capiscono. Cioè, questi qui ormai sono disposti anche a rinunciare magari a degli aspetti come l'istruzione, no? Perché è normale, se tu vai a considerare la vietnamita che vive nella palafitta, sicuramente non ha questa grande istruzione, mi sembra ovvio, ha sentito parlare inglese, però secondo me loro, questi qua ormai dicono a me non interessa, anche se questa stento sa parlare in inglese, perché comunque è una cosa che puoi imparare sempre, io preferisco lei anziché la uoma che mi fa passare i guai, con cui devo competere dalla mattina alla sera, che magari ha fatto il dottorato ad Harvard. A questo punto non mi conviene più, perché dal punto di vista proprio di coppia, queste qui occidentali uomizzate praticamente sono una tragedia, e loro l'hanno detto, cioè questi uomini hanno passato tanti anni a fare dating selvaggio con queste qui. Hanno passato anni, molti sono anche separati, molti hanno avuto anche dei figli con queste qua e praticamente la loro vita era diventata un inferno. Questo è quello che dicono loro, andateveli a vedere. Per cui hanno deciso a un certo punto di eliminare tutto, di azzerare tutto e puntare su altri tipi di donne. Questo è successo praticamente. Comunque,
quello che si evince dalle interviste, se voi andate a vedere le interviste di queste ragazze, insomma, occidentali, che hanno intervistato in merito a questa storia dei Passport Bros, praticamente queste ragazze stanno un pochino cominciando ad accusare il colpo, cioè praticamente a loro non sta andando tanto a genio questa cosa, perché chiaramente queste qui, queste ragazze, diciamo, asiatiche e quant'altro, è come se stessero un po' togliendo loro la polpetta dal piatto, no? Cioè è come se stessero un po' loro, diciamo che queste ragazze cominciano ad essere rimpiazzate dalle asiatiche, dalle sudamericane, eccetera, eccetera. Per cui è come se loro stessero perdendo potere, no? Quindi questa cosa non sta andando tanto a genio, giustamente. Però diciamo che io questi qui un pochino li capisco, come ho già detto in altre occasioni, perché io poi stando qui nel Regno Unito, io qui le vedo, qua questo fenomeno è molto accentuato, il fenomeno delle uome, di queste ragazze che comunque stanno continuamente ubriache, escono ubriache, si buttano addosso, tutte queste cose qui non sono proprio un granché, cioè queste qua alla fine possono rimediare veramente al massimo l'ubriacone, diciamo, delle persone di basso livello veramente, perché poi diciamo un uomo come si deve, che magari vuole fare una famiglia, che magari vuole costruire qualcosa, sicuramente non si può basare su questo tipo di donna, mi sembra ovvio. Quindi, però, diciamo, questa cosa in realtà, il fatto che si stia diffondendo questa, diciamo, questa moda, questa tendenza, è positiva perché forse un pochino di autocritica cominciano a farla queste qui, no? Cominciano a capire, forse, che alla fine non serve molto essere così, ma loro, ripeto, sono così perché sono molto spinte. La società, la propaganda, il femminismo e quant'altro spinge molto le donne ad essere così, le ragazze, le donne, le sta spingendo molto verso questa maschilizzazione, questa aggressività, queste vanno in giro a ubriacarsi, sono promiscue, tutti questi atteggiamenti, diciamo, tossici, perché questa è una femminilità tossica fondamentalmente, tutti questi atteggiamenti che loro credevano, come dire, di tipo, non so, sono emancipata, sono libera. Sì, è vero che sei libera, tutto quello che vuoi tu, però tu il fatto di essere libera devi anche, diciamo, devi sfruttarlo in maniera positiva. Non è che devi diventare una trasciona perché sei libera, che c'entra? Quindi paradossalmente adesso è come se gli uomini stessero dando una lezione a queste qua, perché non se ne prendono più, al massimo ci fanno le one night stand, ci perdono tempo e poi le scaricano, le buttano via, questo sta succedendo. E queste qua cominciano veramente ad accusare il colpo. Però può essere una cosa positiva, perché tu accusi il colpo, però può essere che loro cominciano a invertire perlomeno questa tendenza, cominciano a capire che questa cosa non va, che devono cambiare registro. E speriamo, io spero che lo facciano perché veramente l'Occidente sta cadendo molto in basso, devo dire. Qui il fenomeno è molto 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 accentuato, lo vedo tantissimo qui. Qua le donne. Allora, o vai nella, come dire, le donne, diciamo, decenti, diciamo ancora normali, tra virgolette, le trovi magari nell'upper class, però quelle lì che non stanno nell'upper class, nella classe media e bassa, sono ormai dei camionisti ubriachi, cioè veramente fanno paura. Ma anche le ragazzine, io vedo ragazzine pure di 15 anni, 14 anni, ubriache che vomitano fuori ai locali, che si prendono a capelli, cioè che fanno cose veramente allucinanti. E questa cosa la fanno fino a 50 anni, a 60 anni, no? E quando poi sono a quel punto sono devastate da tutto questo alcol, da tutte queste schifezze. Quindi veramente la cosa ha preso una bruttissima piega. Sinceramente,
se si cambia rotta, cioè la rotta si cambia, ecco appunto, proprio nel momento in cui loro cominciano a vedersi continuamente rifiutate dagli uomini, insomma, decenti, nel momento in cui si vedono continuamente rifiutate, nel momento in cui cominciano a capire che gli uomini preferiscono invece un altro tipo di donna, insomma, un po' più normale, chiaramente, magari questo le fa, le fa ricredere, le fa riprendere, insomma. Speriamo. Va bene, comunque io mi vedo qualche altra cosa, vedo un po' di approfondire questo tema perché è interessante. Anche io conosco qui, già ne conosco 3 o 4 di uomini, diciamo occidentali, british e quant'altro, che hanno sposato donne, ne conosco già 2 o 3 che hanno sposato donne asiatiche, qualcun altro che ha sposato donne dell'est, e devo dire che effettivamente hanno avuto ragione, e ripeto, non sono uomini che sono andati là perché sennò qua non rimediavano niente e stava che nessuno li voleva, non sono, anzi sono uomini che potrebbero avere tutte le donne che vogliono, perché magari sono insomma uomini con alto status, che hanno istruiti, insomma non è che sono gli ultimi della terra che nessuno vuole, ecco il motivo non è questo, il motivo è che loro pur avendo a disposizione tutte le donne che vogliono qui, loro hanno preferito proprio volontariamente, si sono stufati di questo andazzo e sono andati altrove a cercare moglie. Ah, è una cosa volontaria, non è che loro la fanno disperati perché non riescono a trovare la British, assolutamente no. E io leggevo, già ho pubblicato tempo fa, il video dei danesi, addirittura in Danimarca. Il governo ha stanziato degli incentivi per gli uomini danesi che sposano le danesi, ma con tutti gli incentivi loro, le danesi continuano a non prendersele, continuano a prendere le indiane, le vietnamite, le thailandesi, eccetera, eccetera. Perché, soprattutto nei paesi scandinavi c'è una situazione da questo punto di vista allucinante, perché nei paesi scandinavi è stato totalmente annullato. È stata totalmente annullata la differenza uomo-donna, per cui le coppie sono praticamente, cioè le donne sono più uome degli uomini ormai, cioè si è totalmente capovolto tutto. Quindi questi qua si sono stufati, perché non possono più stare nel loro ruolo. Questo è il discorso, perché tu non puoi più stare nella tua natura, e questa cosa a un certo punto ti dà fastidio, ti scoccia. Ma io penso che anche queste donne, infatti, sono tutte frustrate, sono tutti con gli antidepressivi, tutte esauste, tutte stressate, tutte, insomma, non è che se la passano bene, ma è ovvio perché tu chiaramente non puoi più stare nella tua energia femminile, chiamiamola così, non puoi più assecondare la tua natura, e quindi questa cosa ti rode dentro, no? Perciò diventano aggressive. Diventano ubriache, diventano i figli li fanno ormai solamente con il kit che arriva a casa, quindi neanche più anche quello si è perso, no? Anche diciamo questa dimensione diciamo un po' magica del rapporto di coppia, dell'amore, si è perso anche questo, perché loro pure i figli li fanno ormai col kit che arriva a casa, cioè ormai. E questa è una cosa che ha completamente annullato la femminilità, annullato la maternità. Poi la maternità come la vivono? Chiaramente loro lavorano 12 ore al giorno per portare avanti un po' la baracca da sole, per cui questi figli, una volta che se li portano a casa, li tengono 3 giorni, dopodiché li buttano negli asili e i bambini crescono là praticamente, vanno solo a dormire a casa. Quindi questa è la loro idea di famiglia e di maternità. Cioè è una cosa proprio squallida e triste. È normale che poi ci siano quei tassi di suicidio, che le donne abbiano tutti gli antidepressivi nel mobiletto dei farmaci, cioè è normale questa cosa, perché tu se elimini comunque i rapporti affettivi dalla tua vita, chiaramente, ma che cavolo, cioè tu non sei motivato più a fare anche le altre cose, non si può vivere in questo modo qui, e quindi anche in Nord Europa questa cosa è altamente evidente. Noi, per esempio, in Italia stiamo prendendo ovviamente questa piega, però tutto quello che succede qui man mano scende e lo assorbe tutte le cose negative, ovviamente,
Perché le cose positive ci sono assolutamente, le cose positive non le prendiamo mai, cioè l'efficienza, non so, delle pubbliche amministrazioni, l'efficienza degli ospedali, tutte queste cose, dei mezzi pubblici, queste cose qui, io su questo qui alzo le mani, perché anche qua queste cose funzionano, devo dire la verità, funzionano bene. La burocrazia molto sveltita, molto assottigliata, diciamo così. Queste cose qua non le prendiamo mai, prendiamo solo il peggio, quindi ovviamente stiamo prendendo anche noi questa direzione che fa schifo, sinceramente. Per cui la cosa non va bene. Ok, allora io mi vedo qualche altra cosa su questo argomento che è interessante.